Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'hot tent camping, ossia il campeggio con tenda e stufa. Vi avevo promesso che avrei fatto un video in cui rispondevo alle vostre curiosità, vi spiegavo come funziona, qual è l'attrezzatura necessaria e in generale le cose più importanti da sapere su questo tipo di pernottamento all'aperto. E dunque, eccoci qua. In questa prima parte parleremo principalmente di attrezzature, mentre nella seconda parte, che uscirà la settimana prossima, parleremo invece delle norme di sicurezza. Tenete presente che io non sono un super esperto di hot tent camping, è un sistema che utilizzo da un paio di inverni. Quindi semplicemente vi porto la mia testimonianza e tutto quello che ho imparato finora su questo argomento documentandomi e provando l'attrezzatura sul campo. Facciamo una rapida introduzione giusto per capire di cosa si parla. Perché si chiama hot tent camping? Perché all'interno della tenda viene alloggiata una stufa a legna, la quale permette non solo di riscaldare la tenda stessa, ma anche di svolgere tutta un'altra serie di operazioni, tipo scaldare dell'acqua, cucinare, asciugare vestiti o attrezzatura bagnata. Quindi per praticare hot tent camping serve una tenda adatta allo scopo e una stufa con la sua canna fumaria. Una tenda da hot tent camping è come una tenda normale, l'unica differenza è che è dotata di uno stove jack, ossia un rettangolo di tessuto ignifugo cucito su una delle pareti. Questo rettangolo ha un buco al centro che serve per alloggiare la canna fumaria della stufa e per fare in modo che il fumo o i prodotti della combustione vengano correttamente espulsi. Questa è una sintesi di tutta la faccenda. Adesso vi faccio vedere la mia tenda e la mia stufa, vediamo come si montano e nel mentre parliamo brevemente delle varie tipologie di tende e di stufe che trovate disponibili sul mercato. Specifico che questo non è un video sponsorizzato, l'attrezzatura che vedrete l'ho acquistata di tasca mia e ve ne parlo non perché debba fare pubblicità, ma semplicemente perché avete manifestato una certa curiosità su questo argomento e perché in generale ho piacere io a fare un video divulgativo, visto che in italiano non ce ne sono, che io sappia. La tenda è una Mini Peak XL della Lux Outdoor. L'ho presa sia perché, pur essendo da una persona, è molto spaziosa, sia perché, come vi farò vedere tra poco, si può aprire completamente da entrambi i lati e offre quindi diverse configurazioni più aperte o più chiuse, e questa è una particolarità che altre tende non hanno. È una tenda piramidale a base quadrata, si monta con un unico palo centrale lungo circa 160 cm. Io come palo utilizzo sempre un bastone che trovo nel bosco. È composta da soprattelo e catino che possono essere montati separatamente. Io uso sempre e solo il soprattelo, la parte impermeabile, che pesa circa 1 kg. La Mini Peak XL è realizzata in nylon ripstop, quindi un tessuto sintetico. Esistono anche delle tende in tela che non temono eventuali scintille, tipo la ormai famosissima Polish Lavvu, che però per contro sono molto pesanti e molto ingombranti, quindi per me che mi muovo a piedi con lo zaino sulle spalle sono da escludere. Possono andare bene per quelli che fanno il cosiddetto truck camping, ossia quelli che se ne vanno in zone remote e arrivano sul posto direttamente col pick up e non hanno problemi di peso e di ingombro. Ovviamente parliamo degli americani, perché in Italia truck camping la vedo un po' difficile. Vi segnalo che la Mini Peak XL non ha le cuciture nastrate, o almeno non tutte, quindi dovrete impermeabilizzarle voi con il sigillante fornito in dotazione. Ci vuole un po', ma non è un lavoro difficile. Questa è la stufa che ho scelto, è una Wienerwell Fast Fold in lega di titanio, molto leggera, la più leggera che sono riuscito a trovare. Questa è la sua borsetta e sta tutto qui dentro: la stufa, la canna fumaria, gli accessori. Il tutto pesa 1,8 kg. Questo è il contenuto della borsetta. Abbiamo la stufa, pezzo sotto che si richiude su se stesso, e questo qui è il coperchio. Gli anelli per fermare la canna fumaria, che è questa qui, è un rotolo di lamierino molto sottile. E poi abbiamo questo qua, che è un pezzo importantissimo, è il parascintille.
Il peso di una stufa da campeggio dipende dal materiale di cui è fatta, dallo spessore della lamiera e dalla soluzione costruttiva. Quelle in acciaio inox, belle massicce, con le pareti spesse un millimetro e con la canna fumaria composta di vari pezzi rigidi che si innestano uno dentro l'altro, possono arrivare a pesare anche 10 kg. Per quanto mi riguarda sono intrasportabili all'interno di uno zaino. Questa è realizzata in lega di titanio, un materiale più leggero, spesso mi sembra che questa sia 0.5 mm. La canna fumaria è anche quella un lamierino in lega di titanio ancora più sottile, quindi siamo sullo 0.4 o 0.3, che si arrotola su se stesso, quindi abbiamo pesi e ingombri veramente molto ridotti. Il contro qual è? Che si deforma un pochettino con il calore. Niente di preoccupante per il momento. Come avete visto, sia tenda che stufa si montano abbastanza velocemente. Qualcuno mi ha chiesto se vale la pena usare questo sistema per una sola notte, e secondo me sì, perché il tempo necessario a montare un sistema di questo tipo non è così esagerato rispetto a quello che si impiega per montare una tenda senza stufa o un semplice tarp. L'unica parte relativamente laboriosa è il montaggio della canna fumaria. Non è facile arrotolare sul lato lungo questo lamierino. Io vi consiglio di farla a casa la prima volta, mettendovi dei guanti per non tagliarvi coi bordi affilati e procedendo con calma. È normale ammaccare un pochino il metallo, ma cercate di non esagerare, perché troppe ammaccature indeboliscono la struttura. Fate a casa anche la prima accensione, si consiglia di farla all'aperto in modo da disperdere i gas nocivi che si generano alla prima combustione. Una volta che la canna fumaria si è scaldata, prende la forma e la conserva, quindi dalla seconda volta in poi sarà molto più semplice arrotolarla. Questo pezzo qui è importantissimo, è il parascintille. Va messo sulla sommità della canna fumaria e serve ad evitare che le scintille, almeno quelle più grosse, fuoriescano e vadano a posarsi sulla tenda facendo un bel buco. Assicuratevi di averlo incluso quando comprate una stufa e utilizzatelo sempre, così come se è presente vi consiglio di usare anche quest'altra valvola apposta alla base della canna fumaria. Qui come vedete ci sono dei ganci, questi tre ganci servono per assicurare la canna fumaria a terra tramite tre cordini, anche questo fatelo sempre. Questo qui è il mio setup finale. Da questo lato c'è la stufa, qui di solito metto una piccola catasta di legna, di qua c'è spazio per altri materiali tipo l'occorrente per la cucina. Da quest'altro lato la zona notte, io di solito dormo sdraiato per così, con la testa lì. Come vedete la mini pic può essere aperta completamente su due dei quattro lati, oppure utilizzata con varie configurazioni tipo così o tipo così, ma non solo. Come va alimentata la stufa? Io di solito mi procuro un tronco bello grande di legno secco ma ancora integro. Lo taglio in ciocchi di poco inferiori alla lunghezza della stufa e poi questi ciocchi li spacco con l'accetta in pezzi più piccoli. Arrivo a fare degli ottavi o dei sedicesimi del tronco originario in base alla grandezza del tronco stesso. A questo punto, dopo quello che è successo nell'ultima uscita, vi sconsiglio di utilizzare legno che scoppietta tipo l'abete, perché nonostante il parascintille qualcosina esce sempre, e se siete particolarmente sfigati che non tira un filo d'aria e le scintille ricadono verso la tenda, create qualche presa d'aria in più. Bene, abbiamo visto a grandi linee le varie tipologie di tende e di stufe, abbiamo visto come si montano la mia tenda e la mia stufa, ma il montaggio è analogo anche per altri modelli. Concludo questa prima parte rispondendo alla fatidica domanda: vale la pena acquistare questa attrezzatura che è abbastanza costosa, o è sufficiente campeggiare con una tenda normale o con un tarp? La risposta, come al solito, è dipende. Dipende dalla frequenza con la quale dormite fuori e dalle temperature che incontrate di solito. Se fate due pernottamenti l'anno a temperature abbondantemente sopra lo zero, direi che vanno bene anche dei sistemi tradizionali. Se invece siete come me dei praticanti intensivi e vi piace particolarmente stare fuori anche in pieno inverno, quando fa freddo e quando fa buio presto, un rifugio riscaldato vi consente di godervi il contatto con la natura in maniera relativamente confortevole. Poi raga, se il sistema vi piace e non avete problemi di budget, ve lo comprate lo stesso anche per dormirci due volte l'anno. Spero che questo video vi sia stato utile, ragazzi. Se avete delle domande scrivetele qui sotto nei commenti e cercherò di rispondervi nella maniera migliore possibile. Vi ricordo che in descrizione trovate il link di tutto il mio equipaggiamento, compreso quello di cui abbiamo parlato in questo video. Non perdetevi la seconda parte, che vi lascio qui in schermata finale una volta che sarà pronta. Grazie per avermi seguito e noi ci vediamo in un prossimo video.